Si è concluso ieri a Bianco il Press Tour Enologico, un'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Bianco in collaborazione con il comune di Casignana. Un evento che ha dato al vino greco di Bianco il valore che merita. L'iniziativa, organizzata con la collaborazione di Unaga, ha vantato della presenza di giornalisti esperti del settore proveniente da tutta Italia. Presente all'evento, oltre al sindaco e al vice sindaco di Bianco rispettivamente Aldo Canture e Pasquale Ceratti, anche Mimmo Vita, presidente dell'Unione Nazionale Associazioni Giornalisti Agricoli, Alimentari, Ambiente e Territorio, gruppo specializzato della Federazione Nazionale della Stampa Italiana. Il Comune di Bianco, in collaborazione dell'UNAGA, che sarebbe l'Associazione Nazionale dei Giornalisti Esperti in Agricoltura, che abbiamo voluto, dopo la nostra presenza al Vinitaly di Verona, dopo il Calice di Stelle, che è stato un grande successo il 22 agosto. Nell'ambito di questa iniziativa di valorizzazione del vino greco abbiamo voluto fare questa iniziativa, che per 3 giorni ci sono stati questi giornalisti esperti in agricoltura che hanno assistito a tutte le fasi di produzione del vino greco. Abbiamo portato qui i giornalisti dell'UNAGA, quindi i giornalisti agricoli e agroalimentari italiani, perché riteniamo che qui ci sia un'eccellenza veramente interessante. Questo vino, il vino greco di Bianco, il vino più antico d'Italia, in una realtà come quella della Villa di Casignana, dove abbiamo delle evidenze veramente esemplari di come il vino fosse importante già 2000 anni fa in questa zona. Quindi il vino greco di Bianco non è un'idea, ma è una cosa concreta. Peraltro i produttori si stanno ben attrezzando per proporre un vino di grande importanza, e l'amministrazione comunale, devo dire, sta spingendo perché poi imparino anche un po' a fare massa critica, perché non si va sui mercati se non si ha la massa critica. Le aziende hanno potuto rendersi conto del patrimonio di vitivinicolo che la Locride possiede, ancora tutto inespresso, e devo dire, grazie anche alla nostra amministrazione comunale, dopo la grande manifestazione di Calice di Stelle, che finalmente è decollata con la gestione da parte della Ristorart dell'Avvocato Capogreco, quest'anno abbiamo aperto il Museo del Vino e ci avviamo a stimolare i produttori a costituire il Consorzio del Vino Greco per la tutela del vino greco di Bianco, in modo che finalmente questo prodotto possa arrivare sulle tavole migliori di tutto il mondo. Ma questo è un vino chiaramente che è molto legato al territorio, tant'è che la location utilizzata, la Villa Romana, sta ad indicare proprio che cosa? Anche dai mosaici, dove c'è un Bacco sorretto da un satiro, probabilmente già i romani al primo secolo d.C. probabilmente qua aveva fatto questo passaggio, questo vitigno, ma ancora prima un altro legame forte con la zona della Magna Grecia, perché è un vino che probabilmente deriva dai greci. Probabilmente la fama a questo vino, che è una malvasia, gliel'hanno dato i veneziani nel 1200 con la commercializzazione. Quindi certamente siamo veramente un connubio forte tra il vino e la storia che sta dietro. Allora, noi siamo qui oggi per presentare, visto che l'oggetto di questo evento è l'innovazione nella tradizione, questi progetti che noi da qualche anno stiamo portando avanti per la valorizzazione del greco di Bianco. Quindi in realtà noi da diversi anni lavoriamo per cercare di dare un'identità a questo vino, per poterlo poi valorizzare, aiutare le imprese a migliorare le loro tecnologie ed avere un prodotto che poi in maniera omogenea e con una qualità molto elevata possa essere immesso sui mercati. Quindi adesso questa sera presentiamo anche parte dei risultati di un progetto di ricerca che si è appena concluso, che è stato finalizzato per valorizzare il greco e il mantonico di questo territorio. Siamo veramente soddisfatti di questa 3 giorni veramente impegnativa, ma con degli ottimi risultati. Quello che noi chiediamo è proprio questo, cioè far conoscere le nostre positività, far conoscere quello che abbiamo di bello, di buono, per poter promuovere il turismo culturale ed enogastronomico. La Calabria è questa, la Calabria non è quella negativa, dobbiamo impegnarci e fare in modo che queste iniziative
ad ampio respiro nazionale e internazionale possono essere sempre più promosse e possono essere sempre più diffuse in modo che è frequente.